Se hai paura dello scrocchio, questo video è per te. Guardalo fino alla fine, metti mi piace e seguimi. Dunque, è necessario quando si va dall'osteopata essere scrocchiati? Molte persone hanno paura di questo tipo di tecniche e sostanzialmente arrivano in studio e la prima cosa che dicono è: sì, però per favore non mi scrocchiare. Sostanzialmente, come ho detto già in un altro video, non è una cosa pericolosa se fatta da un professionista, ma comunque per molte persone è una tecnica impressionante e di conseguenza hanno paura. La cosa importante quando si tratta un paziente è che il paziente sia totalmente rilassato, soprattutto quando si effettuano quel tipo di tecniche, altrimenti si rischia di fare non danni grossi, ma sostanzialmente di non far passare la tecnica, quindi la tecnica risulta inefficace. Di conseguenza lo scrocchio non è assolutamente la tecnica per elezione dell'osteopatia. Sui social vediamo tantissimi video dove si scrocchia perché semplicemente sono quelli più spettacolari, più scenografici, soprattutto per l'effetto del rumore. Ma, come ho detto prima, esistono tantissimi tipi di approcci. Per sbloccare un'articolazione, ad esempio, che sostanzialmente è il motivo per cui si utilizzano le tecniche HVLA, quelle dove si scrocchia per l'appunto, anche soltanto per sbloccare l'articolazione ci sono tantissimi tipi di tecniche. Ci sono le tecniche fasciali, ad esempio, si lavora sui tessuti molli, sul muscolo e sulle fasce che rivestono esso, e sostanzialmente con delle tecniche molto dolci, con delle pressioni e, delle manovre si riesce comunque a liberare l'articolazione. Ci sono le tecniche energia muscolare, ci sono delle tecniche passive, delle tecniche attive, ci sono tantissimi modi per risolvere lo stesso problema in un altro modo. Chiaramente per l'operatore è più semplice, una volta padroneggiata la tecnica HVLA, effettuarla per liberare l'articolazione, ma come ho detto prima, se il paziente non è totalmente rilassato c'è il rischio che si possano creare delle contratture, c'è il rischio che comunque sia la tecnica non passi, di conseguenza ci sarà bisogno di riprovarla e si andrà a stressare troppo il tessuto e quindi poi successivamente alla seduta il paziente potrebbe avvertire fastidi che in realtà non dovrebbero esserci. Quindi non è necessario farsi scrocchiare, se avete paura in seduta ditelo tranquillamente al vostro osteopata, il vostro osteopata sarà compito del vostro osteopata spiegarvi che ovviamente non c'è nessun tipo di pericolo, se vi affidate a lui potete veramente farvi fare qualsiasi tipo di tecnica, ma allo stesso tempo se vi sentite comunque in ansia per ricevere quel tipo di tecnica, ditelo senza alcun tipo di problema e lui troverà un'altra soluzione.